Sandro Testa è il volto nuovo della dirigenza della Romentinese Cerano della prossima stagione, il nuovo direttore sportivo, colui che ha in mano le redini del mercato della Roce. Quindi Sandro, dici in che senso state lavorando per rinforzare questa squadra che già nella scorsa stagione col rotolo ha fatto molto bene. Guarda, quest'anno diciamo ripartiamo praticamente come un anno zero, nel senso che l'anno scorso la squadra ha chiuso un ciclo, quindi giocatori che erano lì da tanti anni o giocatori importanti sono andati via, e quindi mi è toccato diciamo ripartire con un progetto nuovo. Insomma, la cosa è comunque stimolante. Ho avuto la fortuna in questi due anni di lavorare in Lombardia, quindi conoscere anche altri giocatori che magari qua in Piemonte non si conoscono, quindi sto cercando di allestire una squadra più giovane rispetto agli anni precedenti e con giocatori nuovi e con motivazioni nuove. Insomma, sarà una Roce, come dici tu, fortemente rinnovata, perché alcuni dei giocatori storici del gruppo sono andati via. Mi viene subito in mente Salzano, ma di nomi se ne possono fare anche tanti. Eliseo, uno dei migliori giovani della scorsa stagione, è andato a Stresa, salito di categoria, è andato in Serie D. Voi però non vi siete fatti trovare impreparati, perché sono arrivati giocatori importanti. Vado a memoria, è arrivato Blanda, Fonsato in porta, gli altri dimmeli tu. Ah, guarda, niente, sono arrivati giocatori che io ritengo basilari per il nostro progetto. Sono arrivati giocatori con esperienza, quasi tutti di Serie D, che hanno giocato nell'eccellenza lombarda, come il difensore Jonathan Vita, il centrocampista Nicolas Legnani. Poi è arrivato un giocatore secondo me che aveva fatto molto bene l'anno scorso in eccellenza, come Gabriele Mostoni, classe 98, e poi un altro giocatore che io conosco abbastanza bene, che negli ultimi anni comunque ho avuto, e non è più un giovane, come Andrea Midali, che viene dal Verbania, che ha giocato a Sesto. Stiamo concludendo con altri tre o quattro giocatori importanti, perché la Roce comunque il presidente ce lo dice continuamente, deve avere comunque delle ambizioni. L'ambizione è comunque di cercare di stare dalla parte sinistra della classifica, insomma. Quindi ti dico, stiamo cercando di rinforzare la squadra. Siamo partiti da un punto cardine che rimane, che è sicuramente Nicolò Lazzarini, un giocatore che io ritengo fondamentale soprattutto a livello carismatico all'interno dello spogliatoio. Quindi nei prossimi giorni vedremo di comunque completare l'organico, però penso che siamo abbastanza a buon punto. L'anno scorso, forse un po' anche a sorpresa, la Roce è riuscita a strappare un biglietto per i playoff. È così lontano dal vero poter ipotizzare una Roce che anche quest'anno magari riesca quantomeno a confermare questa posizione e magari, chissà, a migliorarla? Allora, quando si parte con una rosa con almeno l'80% di giocatori nuovi, non lo so, è difficile pronosticare un qualcosa, insomma. Quindi io confido moltissimo in un allenatore esperto come Giorgio Rotolo, perché riesca ad amalgamare il prima possibile il gruppo, insomma. Il mio obiettivo è fornirgli giocatori di qualità. E quando poi se saremo bravi tutti a fornire dei giocatori di qualità al mister, lui sicuramente è uno che riesce a tirar fuori parecchio dai giocatori, insomma. Quindi dobbiamo completare la squadra per dirti quali sono poi le nostre ambizioni, insomma. Quindi ti dico, se riusciamo a definire dei giocatori
che siamo in via di definizione, che sono adatte al nostro progetto, potremmo poi parlare di una roce competitiva, altrimenti vedremo comunque di ripartire, insomma. No, volevo solo spezzare una lancia nel senso nei confronti di giocatori che hanno fatto un salto di categoria, come possono essere Eliseo 98, che è comunque anche una soddisfazione per la roce, insomma, perché è comunque un ragazzo che negli ultimi 2 anni è cresciuto e si è meritato sul campo il salto di categoria, insomma. Quindi ti dico, i giocatori della roccia sono stati richiesti da squadre importanti, perché non dimentichiamo anche Nasali, che è andato in una piazza ambiziosa come Legnano dopo aver fatto un campionato importante come da noi, Ciana, che è andato in un'altra piazza ambiziosa come Verbania. Quindi vuol dire che il lavoro fatto l'anno scorso dalla società e da mister Rotolo, nel senso, è stato un lavoro importante. Quest'anno cerchiamo di ripartire con giocatori dell'età media decisamente più giovane, per cercare di ricreare un gruppo che ci possa dare delle soddisfazioni. Grazie mille, Sandro. Figure.